Noi non entriamo nel profilo amministrativo perché non spetta a noi. Noi chiediamo in questo caso alla magistratura, come ha fatto in passato meritoriamente, di riprendere il boccino in mano della situazione e di ridare le carte per un intervento, questa volta evidentemente risolutivo. WWF e Lega Ambiente Abruzzo presenteranno un esposto alla Procura della Repubblica di Pescara per fermare l'inquinamento del sito di Bussi e far partire al più presto la bonifica, sostenendo che ormai non si può più perdere tempo. Gli ultimi dati dell'ARTA fanno capire che la situazione di Bussi è ancora molto grave, molto pericolosa. Ci sono dati di sostanze cancerogene addirittura nell'aria e negli alberi. Esacloroetano, cloruro di vinile, che è una sostanza volatile che è stata ritrovata appunto negli alberi intorno alle discariche 2A 2B. Gli abruzzesi non possono aspettare più. La vicenda di Bussi risale al 2007 con il primo sequestro delle discariche, ma si conosce il sito già dagli anni 70. È arrivato il momento di intervenire perché l'unica strada possibile è la bonifica. I soldi ci sono, il ministro Costa quando è venuto qui in Abruzzo lo ha ribadito. La bonifica dovrebbe farla chi inquina, ma siamo incartati con suoni di ricorsi. Non possiamo permetterci questa discussione su carta bollata mentre là ci sono due discariche che continuano ad inquinare. Quindi è una sollecitazione diretta, veloce, a far sì che si intervenga rapidamente, anche perché ci sono state delle sentenze, si è già pronunciato il TAR in quella direzione, avevamo manifestato con forza l'idea che questo ricorso si fermasse lì e si potesse finalmente andare incontro alla bonifica di quel territorio per la salute dei cittadini. I rappresentanti delle due associazioni hanno spiegato la natura del provvedimento illustrato dal legale Tommaso Navarra. Noi essenzialmente le chiediamo, peraltro all'esito di 15 anni di interesse concreto e diretto, che l'aria venga finalmente bonificata con la sottrazione del materiale che vi è. Non è questione di chiusura, di fare un capping più o meno funzionante, anzi in questi giorni vediamo che non è funzionante. Quindi, se necessario, nuovo sequestro dell'aria e affidamento per l'allontanamento, costi quel che costi.